Ormai dall'altro ieri due strutture di Alassio, l'albergo Belsit e l'hotel al mare, sono in isolamento a causa della scoperta del primo caso di coronavirus in Liguria, partito proprio da una di queste strutture. Oggi probabilmente dovrebbe essere completato l'iter di trasferimento degli ospiti presenti attualmente nei due alberghi, ma intanto continua la vita quotidiana della città. Andiamo anche a scoprire come sta vivendo queste ore Alassio. Signore, cosa ne pensate di questa situazione del coronavirus? Siamo preoccupate, molto preoccupate. Però vediamo anche che la quotidianità prosegue, si continua a girare per la città. Si cerca di fare. Non vede, ci sono quattro gatti. Oggi è venerdì. È venerdì oggi, anzi no, è giovedì, siamo quattro gatti, stiamo già in partenza, domani ne arriveranno pochi. Il nostro albergo è chiuso. Secondo voi è meglio lasciare Alassio oppure continuare a vivere pur affrontando questo rischio? Se è nato il focolaio, perché lasciare? A noi perché non hanno l'interesse gli albergatori a tenerci, perché siamo pochi e hanno spese e non hanno i vantaggi. Un conto ospitarne 300 e un conto una spicciolata, altrimenti qual è il problema? Ci portano a fare il tampone, se sei, ti mettono lì, punto, come hanno fatto qui. Quindi non cambia la cosa. Il virus spaventa, ma fino a un certo punto. No, il virus spaventa in modo enorme, però non bisogna anche lasciarsi abbattere, perché lei è un ragazzo giovane, non sa cosa vuol dire, ma io ho fatto anche quelle di una volta. E li ho sentiti parlare, altro che adesso, le peste che c'erano. La spagnola, che ne ha ammazzate di più della guerra, quelle sì. E non c'erano presidi. E invece adesso stanno studiando. La ricercatrice a Roma, che le danno col co-co-co, le dà 1.400. Due pochissimo che lì e ha messo a punto il vaccino. Certo, bisogna produrlo. Quindi abbiamo il personale... Ci vuole un po' di pazienza e di cercare di non... Per metterlo in atto. Intanto ci mangeremo quello che avremo. Intanto, perché qui va avanti la storia. Però con fiducia. Con fiducia affrontiamo le difficoltà. La fiducia sì, ma questo è un colpo micidiale. Perché i negozi non lavorano. Signori, c'è da aver paura secondo voi di questa situazione? Ma sono tutte cazzate. Fanno così, buttare all'aria, pensi che la gente cosa perderà qui, le botteghe e via. Ma muoio la gente perché sono vecchi, morirò anch'io fra poco, non so. Comunque si può combattere questo virus e in la regione e lo Stato hanno messo in campo le misure migliori? Sì, penso di sì, loro cercano di... però stanno rovinando tutto qua. Fanno scappare, io non scappo fino a giugno, sto qua. Signora, la spaventa il virus? No, niente. Era meglio che non ci fosse, basta. Però la vita continua per Alassio. Sì, continua la vita, continua. Grazie. Noi speriamo che va meglio tra 15 giorni, non c'è più niente.